Un corteo per sensibilizzare la cittadinanza. Parecchi commercianti ci applaudono, ci chiamano, fanno, dicono, si vogliono unire a noi. No, se si uniscono che ben venga, però noi cerchiamo di unire loro a loro stessi. Noi manifestiamo per la nostra causa. Loro, se sono pronti, se sono maturi i tempi, possono anche loro scendere e manifestare per le loro problematiche, perché le problematiche non sono solo del mondo agricolo, che sono stati sommersi fino adesso. La problematica è un po' totale, comune, è di tutti quanti. Ora non voglio stare a spiegare tutti i nostri problemi, se sono stati già decantati più di una volta. Stavolta spiegheranno anche loro i loro problemi. Quindi è un modo un po' per coinvolgere tutte le forze della cittadinanza, perché l'agricoltura non è un problema solo dell'agricoltore, è un problema veramente di tutti. Sì, alla fine è un problema di tutti, anche perché riguarda sia il mondo agricolo che tutto il popolo, perché deve sapere cosa gli aspetta nel futuro e più che altro per i loro figli e per i nostri nipoti che arriveranno da dopo. Se non lottiamo noi adesso, il futuro a chi lo lasciamo in mezzo alle mani? A proposito di futuro, avete parlato con anche le istituzioni regionali, oggi c'è questo corteo, andrete avanti fino a quando? Perché adesso la protesta va avanti da molto. Andremo avanti fino a quando? Fino a domani speriamo di essere ricevuti da chi di dovere alla regione, non vale la pena fare nomi, domani si vedrà. Noi portiamo il nostro malcontento, il nostro dissenso, le nostre proposte a chi ci governa, speriamo di avere delle risposte valide alle nostre domande e non solo domande da loro fatte a noi, cui noi non sappiamo rispondere. Quali sono le domande? Le domande sono ben stilate, che sono le problematiche europee, Green Deal, farina, grilli e quanto. Poi ci sono le problematiche locali che ci sono, legate a problemi idrici, carenza di acqua, carenza di sicurezza per le campagne, un abbandono quasi totale delle pulizie di cunette, strade e quanto si voglia dire, varie ed eventuali che sono tutte quante stilate, e anche accettiamo chi ha delle problematiche da poter portare avanti. Ultima battuta per me, nel caso in cui non dovesse invece andare a buon fine domani l'incontro, nel caso in cui non ci dovesse proprio essere un incontro, quali sono le prossime mosse? Le prossime mosse sarebbero Roma e a unirci con le altre regioni, con Latina, Roma, Modena, Cesena, nel Foggiano, per poter arrivare anche a Roma e manifestare la nostra dignità di agricoltori, anche perché la nostra dignità qua locale di viticoltori da generazione la stanno facendo morire.